Tagli di previsione attorno ai 540 mila euro nel bilancio di previsione del Comune di Fano, approvato lunedì scorso dopo una lunga maratona composta da diverse sedute. Nella bozza che verrà poi confrontata con le parti sociali e deliberata, sono previsti 180 mila euro di tagli al settore dei servizi sociali, 51 mila a quello dell'urbanistica, lavori pubblici, servizi cimiteriali e verde pubblico, 110 mila allo sport, 200 mila al settore del turismo, cultura e musei, mentre l'unico Rimane pressoché invariato è quello dei servizi educativi. Non auguro a nessuno di affrontare un bilancio in queste situazioni, ha esordito il sindaco Seri in conferenza stampa. I tagli ingenti del governo e della regione, oltre ai problemi derivanti dal passaggio della frazione di Marotta di Fano sotto il comune di Mondolfo, ne hanno reso davvero difficile l'elaborazione. Addirittura siamo stati indecisi fino all'ultimo se chiudere o meno una scuola, ma il dato positivo è che non abbiamo aumentato le tasse. Ci siamo riusciti, adesso abbiamo definito la bozza che è stata veramente dolorosa difficile perché non si poteva chiedere non lo volevamo un centesimo in più ai cittadini quindi abbiamo dovuto lavorare sui tagli e siamo stati bravi a recuperare anche una quota del taglio dello scorso anno che siamo riusciti a far trasferire per il 2015 ma interventi nella spesa corrente sono stati fatti Questi interventi avranno l'obiettivo di portare un risparmio nell'arco di tre anni di qualche centinaio di migliaio di euro e sono ad esempio la modifica del parco auto del comune che ne comprende circa 80 vendendone buona parte come è già stato fatto con i tre mezzi in dotazione all'ufficio sport si potrà ottenere un guadagno di circa 30-40 mila euro. Inoltre, non si dovranno più pagare bolli, assicurazioni e revisioni di veicoli inutilizzati. Si pensa poi al recupero di beni comunali, agli edifici intelligenti per un risparmio sui consumi e più in generale ad una razionalizzazione della spesa. Per ottenere maggiori entrate, come già annunciato, si lavorerà sul contrasto all'evasione e sull'incremento di circa 300 mila euro delle sanzioni. Questo grazie anche alle telecamere che verranno installate in punti strategici della città. Abbiamo dovuto intervenire con tagli importanti, però siamo riusciti ad attestarci, fare dei tagli minori rispetto ai dati del consultivo del 2014. Tagliati anche circa 100.000 euro alla Fondazione Teatro che al tempo stesso dovrà cercarsi sempre più sponsor per mantenere alta la qualità degli spettacoli messi in scena. L'amministrazione inoltre non potrà più farsi carico di importanti manifestazioni, ridotti quindi i contributi per il Carnivale e per la Fano dei Cesari. Verranno Date le cifre erogate alle società sportive, bisognerà attendere per sapere se ci sarà la possibilità di inserire un ulteriore piano di asfaltature. Proseguiranno i lavori socialmente utili, partiti anche nei giorni scorsi, per sistemare le strade e la segnaletica. Si prevede altresì l'acquisto di un mezzo per le asfaltature a freddo con lo scopo di ridurre i tempi di lavorazione e garantire una durata maggiore del ripristino. Costo del veicolo 100.000 euro, ma come assicurato porterà benefici e risparmi nel tempo. Per quanto riguarda i progetti, poi la Giunta punta sul recupero di beni storici, sulla costruzione di case, la realizzazione di piste ciclabili, il dragaggio del porto e le scogliere per la difesa della costa. Verrà riqualificata la zona Sassonia, dove, insieme a torrette, verranno portate alcune iniziative per agevolare il turismo. Si pensa alla copertura dell'ex chiesa San Francesco, di valorizzare il museo e spostare gli spettacoli dalla corte malatestiana, che rimarrà un cortile, nell'ex collegio Sant'Arcangelo, che potrà contenere quattro. 483 sedute. È in fase di realizzazione infine un video di pochi minuti su Fano che verrà caricato nei siti web e portato nei vari punti informativi per promuovere la città.